Giunge voce che lei abbia detto che insomma se non dovesse vincere forse penserebbe ad andare via, insomma ci può spiegare questo concetto se non l'abbiamo capito male? Va bene, allora la partita è finita 2-1 per l'Inter, abbiamo giocato una buona partita, abbiamo perso troppi palloni per quanto riguarda il possesso palla, per quanto riguarda poi la costruzione del gioco basso, però poi le occasioni ce le siamo create, siamo andati a fare bene tante cose. All'inizio della gara, quel quarto d'ora all'inizio e poi in una fase del secondo tempo, è chiaro che dovevamo gestirla meglio. Abbiamo buttato via delle corse sul non gestire la palla e sulla perdita di palla e poi questo va a discapito della lucidità, perché quando perdiamo troppi palloni va a discapito della lucidità. Ha avuto le stesse occasioni che ha avuto la Fiorentina, forse una non si è poi prodotta fino in fondo perché abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio in superiorità numerica dentro l'area di rigore, però il fatto di arrivare lì, ci siamo arrivati minacciosi e ci siamo arrivati con le caratteristiche giuste. Naturalmente alla Fiorentina gli si dice bravi perché hanno fatto bene, perché potevamo prendere gol nei minuti iniziali, ci ha messo del suo Handanovic, sono stati sfortunati, come sono stati fortunati sull'episodio del gol, perché l'episodio del gol è un gol che hanno, mai si è riperso, è la stessa palla al limite dell'area, deviazioncina, un po' di tacco, per cui non posso dirgli altro, cioè io non vado oggi a dire alla mia squadra che non ha meritato la vittoria, mi dispiace, dico bravi, anzi qualche cosa di più, mettiamoci bravi e faranno sicuramente bene, però poi rimane questo insomma il discorso, ecco. Non hai detto da nessuna parte che te ne vai via, sì. Ma non so, non abbiamo detto da nessuna parte questa cosa che, di cui gira voce, cancelliamola, no, perché no, non va detto. Bene, ma fate un, volevo dire, un gruppo a parte di quando di quello che ho detto a Keita, che vado via, che ho litigato con questo. Prego. Il gruppo dei litigiosi. Ho capito, ma è, se, no, e noi ti abbiamo documenti bene su quello che ho Ciao, detto. Buonasera. Senti, da un paio di partite siete riusciti anche a colpire da fuori area, era una qualità un po' che non era la vostra, però forse siete un po' deficitari ancora nel conquistarvi punizioni da fuori area, al limite dell'area. È un aspetto che con lo staff tecnico avete valutato? Ci state lavorando? Cioè, è un quello qualcosa che bisogna fare di meglio di battere le punizioni? No, di trovarsi un'opportunità di questo tipo, ci sono poche punizioni da fuori area. Purtroppo, anche l'altro anno era un po' una costante, non so se tu hai visto questo. No, può darsi, questo è un dato, ora mi documento perché lei è stato bravo, avevo guardato tanti altri, questo qui non ce l'ho presente, per cui vado a documentarmi. È chiaro che poi perdendo molto questa qualità del possesso palla, perdendo molti palloni e avendo fatto gestire per un buon periodo la partita alla Viola, alla Fiorentina, diventa più difficile poi andare nella metà campo a fraseggiare, diventa una ripartenza in campo aperto e o vado a finire l'azione o perdo la palla, ecco. Di solito le punizioni quando si fraseggia sulla tre quarti, quando siamo nell'altra metà campo, noi oggi a tratti lo abbiamo fatto, ma lo dobbiamo fare di più perché siamo stati poco precisi. Prego. Sì, buonasera mister, voi in rosa avete 6 giocatori offensivi comprese le ali e 6 centrocampisti, la soluzione è quella di oggi di mettere Keita, l'ha già fatto a Reggio Emilia con Lautaro, è più una soluzione diciamo da manca poco, dobbiamo vincere, devo dare un segnale, proviamo, rischiamo qualcosa, oppure quando la condizione fisica crescerà complessivamente si può prendere anche in considerazione come base Nainggolan più dietro con un giocatore lì? Anzi, noi si fa anche altre valutazioni. Non so se sapete che a metà della prossima settimana si va a rigiocare una partita Champions League. Allora ci sono 3 o 4 giocatori che
debbono giocare per forza la prossima partita perché non possono giocare in quell'altra. E questa partita qui io non posso rischiare qualcuno che mi deve giocare la prossima per forza, perché se no mi sa cavalla. Se volete prendo, ve lo fo bene il quadretto, perché so, no in generale poi è chiaro che bisogna anche vinca le partite, però poi l'ingresso dei 20 minuti hai fatto male a togliere Candreva perché era quello che stava bene, ma metto un altro che sta meglio perché ha le stesse caratteristiche e ha la qualità in quei 20 minuti per portare il gioco a un livello che quell'altro è affaticato. Non è, sono ragionamenti facili da fare. Poi devo tener conto della condizione, perché c'è da fare dei rientri importanti, perché lo volevo fare già stasera, per cui lo tolgo l'altra volta. C'è da valutare poi chi deve arrivare fresco a quella partita lì. Ce ne abbiamo un paio infortunati, per esempio la situazione di D'Ambrosio è una situazione alla lunga, poi perché gioca oggi, gioca domani, gioca domani l'altro, gioca sempre lo stesso, se non si recupera avversario bisogna inventarsi qualche cosa, perché si va a rigiocare, che abbiamo tenuto fuori, non si fa tante valutazioni, si butta poi il cappello per aria, e sono cose che si fanno, sono tutte ragionate. 1-1 c'era da tenere palla di più, si può mettere un centrocampista, si è messo un attaccante perché loro in questa qualità del giocare palla scoprono un po', nello scoprire c'è possibilità di andare a fargli gol, perché se si tratta con qualità la palla e siamo stati premiati, non si è buttato nessun cappello per aria, si è fatto le cose che ci sembrava giusto fare in quel momento lì. E questi cambi sono cose che possono starci, perché noi abbiamo gente fuori che non va poi a terminare il minutaggio di quello che ha giocato prima, va per creare l'affondo, andare a fare il colpo del KO su quello che ha tramortito l'avversario fino a quel momento lì. Ci sa dei giocatori che hanno questa qualità, per cui sono cose normali. Poi se gioca uno, gioca un altro. Chiaro che Italia l'anno scorso non è stato abituato a giocare con continuità tante partite dall'inizio, Lautaro è stato un fortunato per un lungo periodo, per cui bisogna stare un pochettino attenti. Ma noi abbiamo la prossima partita dove dobbiamo far giocare per forza 3 o 4 giocatori, e che se l'avessimo fatti giocare stasera andava bene, perché possono giocare stasera e possono giocare quella di sabato. Ma se fosse successo qualcosa stasera ci si crea problemi poi sulla prossima settimana. Perché poi tu li puoi far giocare a sabato quei giocatori lì. Per cui abbiamo la rosa ristretta, abbiamo l'infortunato. Sono tutti ragionamenti fatti. Se vuol partecipare, almeno ci sa una testa in più, gli si telefona e si fa. Via sinistra. Destruction.